Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, vado, cerco di rispondere alle tantissime, fortunatamente, richieste che stanno arrivando sotto ai miei video in privato, di lezioni, di argomenti, di tutto. Molte di queste, nell'ultima settimana, sono relative, grosso modo, al discorso scale, al discorso soprattutto di bassisti, amici bassisti che sono sempre andati, diciamo, ad orecchio, però vorrebbero iniziare a capire, quindi dalle basi, dalle fondamenta, un po' di teoria e quindi come muoversi, quali, quindi avere degli elementi teorici consolidati per capire cosa stiamo suonando, cosa stanno suonando. Come poter utilizzare determinati elementi, eccetera. Mi è arrivata una richiesta in particolare, non mi ricordo se era sulle scale in generale, come studiarle, come capire, eccetera, o sulla scala maggiore. In ogni caso devo assolutamente partire dalla scala maggiore perché, come vedete, è tutto scritto nel PDF, perché ovviamente in una lezione, nemmeno in due, nemmeno in tre, non si può affrontare un argomento così vasto come le scale. Mi aiuto col PDF, quindi cercherò di far vedere la parte pratica nei video e tutta la parte teorica scritta nel PDF, altrimenti viene ore e ore di roba. Allora, devo partire, dicevo, dalla scala maggiore perché è la scala per eccellenza, la scala dalla quale viene creato, non lo so, ma il 90% della musica di tutti i generi, dalla classica al pop, a tutto. Quindi bisogna conoscerla come, non lo so, come ABC, noi bisogna conoscere la scala maggiore in tutte le sue forme, in tutte le sue possibilità. Dal punto di vista della melodia, dell'armonia, di tutto. Quindi, sul PDF allegato trovate, veramente partendo dalle basi, come si costruisce una scala maggiore, perché è chiamata scala maggiore, qual è il metodo per costruirla in tutte le tonalità e molto altro. Perché ho detto che è fondamentale? Perché se pensate, vediamo la prima melodia che mi viene in mente, un brano We Are the World, che conoscano penso tutti. Vediamo come fa la melodia, più o meno, se vado a memoria. Dovrebbe più o meno fare così. Perché ho fatto un esempio, veramente il primo che mi è venuto in mente, lo posso giurare. Ma se andiamo a analizzare questa melodia, come potrei farmene un miliardo di esempi, parto con Bach, visto che questo brano è uno dei più strasonati anche da bassisti. Eccetera, eccetera. Prendiamo questi due esempi, ok? Primi che mi sono venuti in mente. Tra l'altro, questo brano, questa parte di suite di Bach, andatela ad ascoltare tutta, che si conosce solo quella, questa è una piccola parentesi. Molti conoscono solo questa parte, non è altro che il preludio della suite numero 1, in Sol maggiore. Apro e chiudo parentesi, ascoltate tutti perché sono una cosa veramente spaventosa, bellissima.
Comunque, Bach a parte, ho fatto l'esempio di We Are the World. Non mi ricordo se la tonalità è questa, l'ho fatto in Do maggiore. Se andiamo a analizzare le note di questa melodia, si capisce subito, cioè almeno chi ha una certa esperienza di orecchio sente subito che è una melodia maggiore. Infatti, in questo caso, che l'ho fatta in Do, tutte le note che ho suonato sarebbero i tasti bianchi del pianoforte, quindi note senza alterazioni. Infatti, è costruita questa melodia sulla scala maggiore di Do. O meglio, io l'ho fatta in Do. Probabilmente. Probabilmente è Mi bemolle, quindi ha tutte le note della scala di Mi bemolle. Vado a memoria. L'altro esempio che ho fatto, la suite numero 1 di Bach, Preludio. Questo sono sicuro in sol maggiore perché è suite numero 1 in G major. E tutte le note, anche qui, di questa melodia fantastica, sono prese dalla scala maggiore di Sol, quindi Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Diesol, Sol, Re, Si, La, Si, Re, eccetera, eccetera. Quindi, lascio, come detto prima, tutta la spiegazione teorica della scala. Si parte ovviamente dalla scala maggiore e poi non ci si ferma certo qui, ci sono tantissime scale, ma voglio partire proprio dalle basi. Quindi lascio un attimo da parte la teoria e vi mostro qual è stato il mio modo di studiare le scale sullo strumento. Allora, fondamentale, qui devo mettere. Fondamentale, lo devo amplificare, lo devo sottolineare perché è veramente fondamentale. È studiare sin da subito. Quindi, per chi comincia un'occasione, non potete lasciarvi sfuggire. Dovete iniziare da subito a studiare le scale in varie diteggiature. State attenti a cosa trovate, quindi guide, libri didattici. Non perché mi voglia permettere di criticare lavori altrui, ma state attenti a quando vi propongono lo studio delle scale in una posizione, ovvero in una diteggiatura, in una parte della tastiera. Questo vi rovinerà e poi dovrete, man mano che andrete avanti con gli studi, tornare all'inizio e ristudiare tutte le scale da capo perché. Se poi vi muovete dalla vostra diteggiatura che avete studiato, non ci capirete più nulla. Quindi si piglia una scala, una tonalità alla volta. Oggi voglio essere clemente e vado in Do maggiore. Sappiamo tutti che la scala di Do maggiore è composta da tutti i tasti bianchi del pianoforte, quindi nel basso, partendo ad esempio dall'ottavo tasto, abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do. Ok? Scala di Do maggiore. Questa scala, come tutte le scale, tutti gli arpeggi, non mi stancherò mai di dirlo, tutto quello che facciamo su questo strumento, diciamo a differenza del pianoforte, che il pianoforte all'interno di un'ottava, quindi da Do a Do, in una certa porzione di altezza delle note, diciamo. Prendiamo la parte centrale del pianoforte. Se io voglio suonare Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do, ho solo una possibilità. Quindi quella è tutti i tasti bianchi in quella porzione di tastiera. Invece sulla tastiera del nostro strumento, le stesse note, quindi i tasti bianchi del pianoforte riportati sul nostro strumento, ovvero queste note, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do,
Scusate, c'è una tempesta in corso qui. Io posso suonarle in questa posizione, quindi partendo dal dito medio, anulare, mignolo, scusate, indice, medio, mignolo, indice, anulare, mignolo. Quindi l'indice è il primo dito, medio il secondo dito, anulare il terzo dito e mignolo il quarto dito. Serve secondo, quarto, primo, secondo, quarto, primo, terzo, quarto. Mi sposto, vado sul terzo tasto nella corda di La e utilizzando la stessa diteggiatura, quindi le stesse dita, in poche parole, secondo, quarto, primo, secondo, quarto, primo, terzo, quarto. Ho fatto la stessa scala identica in due porzioni di tastiere diverse. Ma questo è limitativo, perché io la posso fare anche così. Sempre Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ho suonato. Quindi rispetto a un pianoforte noi abbiamo... Oppure così. Oppure così. Oppure così. Abbiamo infinite possibilità e quindi bisogna sin da subito, il mio consiglio è quello di studiare ogni scala, in ogni tonalità, con almeno tre diteggiature. Quindi io ho fatto come la prima partendo dal dito medio, quindi chiamiamo la diteggiatura del secondo dito, perché partiamo dal secondo dito, ovvero dal medio, che è quella che abbiamo visto prima: secondo, quarto, primo, secondo, quarto, primo, terzo, quarto. La posizione, la diteggiatura del primo dito, parto con l'indice. Faccio primo, secondo, quarto, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, quindi ancora primo, secondo, quarto, primo, secondo, Si, Do, quindi indice medio. Oppure qui, stessa diteggiatura nell'altra porzione di tastiera. Oppure partendo dal mignolo, dal quarto dito, quindi quarto Do, primo Re, terzo Mi, quarto Fa, cambio corda, primo Sol, terzo La, e qui posso fare primo Si e secondo. Una volta che ho preso padronanza di queste tre diteggiature, quindi inizio dal Do maggiore, poi possiamo andare col circolo delle quinte, però anche qui non mi soffermo se non vado troppo lungo. Quindi in sostanza si può fare Do. Una volta che avete studiato tot tempo la scala di Do maggiore, si passa a quella di Sol. Quindi con un diesis, un chiave, e faccio la stessa cosa, le tre diteggiature, e mi studio tot tempo quella di Sol, poi posso passare a quella di Re, che ha due diesis, oppure per bemolli, diciamo, quindi Do, poi Fa, che ha un bemolle, poi Si bemolle, che ha due bemolli, eccetera, eccetera. Vi scrivo tutto. Una volta che avete familiarizzato con le tre diteggiature, il mio consiglio più spassionato, più importante che vi do è quello di mettere una base qualsiasi, un click, una batteria, un tappeto, un pad, qualsiasi cosa, un pianoforte, una chitarra, un mandolino, e suonare anche senza creare melodie, senza fare cose particolari.
Suonare semplicemente, partendo lentamente, poi avanzando in velocità, come vi pare, ma le note della scala, della tonalità che avete scelto, mixando, quindi mischiando le tre diteggiature, quindi ad esempio suono solo le note della scala di Do, però guardate quante possibilità ho sfruttando e mixando. Mischiando queste tre diteggiature, in quante possibilità posso fare la scala variando anche l'ordine delle note. Eccetera, eccetera. Avete visto? Ho suonato su tutta la tastiera, ma no, perché io sono bravo e gli altri no, assolutamente. Perché ho fatto tanta pratica e ho studiato appunto mixando le varie diteggiature, pensando agli intervalli, eccetera. Ho studiato tanto, tanto, tanto. E se mi chiedete, sì, ok, in Do maggiore, ma la suoni in La bemolle? Eccetera, eccetera. Ma ripeto, non è che ho delle doti particolari, è che facendo tanta pratica, come vi dicevo prima, diventa parte, cioè diventa un automatismo. Me la fai in la scala di Si maggiore, me la suoni su tutta la tastiera. Quindi per oggi voglio fermarmi qui, anche se forse ho detto poche cose, ma in un lasso di tempo lungo, come sempre, però vi consiglio ancora una volta di, seguendo magari il PDF allegato, il link qui sotto, di studiare in questo modo. Quindi se vi fidate, utilizzate questo approccio per lo studio delle scale. In questo caso io ho parlato solo di scala maggiore, quindi non datevi non ponetevi dei limiti, non studiate le scale su una posizione sola, non studiate sempre solo in una tonalità o in due tonalità, ma dovete sapere tutte le tonalità, anche quelle più meno usate, bisogna sapere tutto. Quindi, questione di volontà, di pratica, tante ore di pratica e di iniziare subito con il metodo giusto. Quindi quello che secondo me è il metodo giusto, ovvero studiare le scale su tutta la tastiera, visto che abbiamo uno strumento che fisicamente è fatto in questo modo, che ha una certa un certo range di altezza di suoni, bisogna sfruttarlo tutto, altrimenti potevano fare una corda sola e si faceva tutto su quella corda lì. Visto che ne abbiamo 4, nel mio caso 6, 8, quello che è, bisogna sfruttarlo tutto, altrimenti quando poi andiamo a creare musica, a creare un assolo, a creare un fill, un groove, eccetera, non avremo mai quella libertà che invece possiamo avere studiando in questo modo. Spero di essermi spiegato bene, sono andato lungo. Continuate con le richieste e ovviamente ci saranno dei seguiti a questa lezione. Se mettete mi piace o ancora meglio mi lasciate un commento, oltre che farmi piacere, mi date nuovi input per nuove lezioni. Quindi tutto quello che avete dubbi, volete chiarimenti, eccetera, basta scriverlo sotto al video. Per oggi è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.